Il movimento separatista della Mezzaluna di Santa Cruz è stato un fenomeno di provincialismo locale o invece era il banco di prova con cui l'imperialismo ha mosso le sue pedine contro il governo boliviano, utilizzando per questo anche i gruppi fascisti europei, molto usati dai dittatori negli anni 60 e 80? Allora, tanto per cominciare, identifichiamo la zona. Santa Cruz è la parte, la mezzaluna, è la zona ricca del paese, dove più di ogni altro si è insediata l'oligarchia del paese e dove si sono registrati molti episodi, anche durante il governo di Evo Morales, di autonomismo, forme di autonomismo eccetera. Fino alla metà anche del XX secolo questa regione si è trovata isolata dal resto del paese, ha avuto quasi una vita autonoma. E il presidente Carlo Mesa aveva addirittura accusato quest'area, anche lui stesso, di essere vittima di una mentalità quasi provinciale, una mentalità assolutamente locale. Si sono lì scatenati le cosiddette guerre di posizione, le guerre, chiamiamole, i conflitti regionali anche contro il potere centrale. Che cosa avviene dal 2005 con il governo di Evo Morales? Che il comité, si chiama Comité Pro Santa Cruz, elabora un progetto di statuto autonomista, completamente autonomista, che includeva fra le varie attribuzioni addirittura l'emissione dei titoli, come se la cosiddetta Padania, mi fa ridere questo nome, emettesse i suoi bot, no? Eccetera. Bene, Alvaro García Linera già a quel tempo scriveva parole molto chiare che coglievano, diciamo così, il nesso fra la crisi economica generale e la crisi economica della Bolivia e lo stesso modello economico, cioè il modello economico boliviano era incentrato fortemente in quest'area e quindi in questa area che si sviluppa più di ogni altra i settori imprenditoriali, quelli più appoggiati anche dal governo degli Stati Uniti. I settori imprenditoriali di Santa Cruz sono i veri rivali di Evo Morales, è lì che ci sono i vecchi attori della vita politica nazionale riciclati eccetera, è lì che il MAS viene combattuto in un clima di guerra diretta, di guerra anche dell'informazione, è lì che da lì partono i tentativi di colpo di Stato anche contro il cambiamento che stava portando Evo Morales. Possiamo dire che il progetto non va fino in fondo, non si riesce nel colpo di Stato, sia per la capacità diciamo della polizia, la capacità repressiva che ha contro questi movimenti fascisti il governo Evo Morales. Perché dico fascisti? Perché lì vengono catturati molti fascisti ungheresi, molti fascisti croati e anche si vede che c'è una rete di fascisti italiani che sono stati terroristi qua nel nostro paese. Insomma, l'internazionale nera si riforma in America Latina proprio per cercare di sconfiggere i governi rivoluzionari di Evo Morales, di Correa e di Maduro prima di tutti eccetera. Oltre a questa grande intenzione, la rivolta contro questi tentativi, la rivolta popolare, l'attenzione popolare, la capacità del governo di Evo Morales di far capire al popolo che cos'è la democrazia partecipativa, di cosa significa dare al popolo e alle strutture di base la capacità di espressione dal basso. La tua domanda è ovvia, no? È stata sconfitta del tutto la storia, il del tutto nella storia non c'è mai. È stata sconfitta la destra reazionaria, è stata sconfitta la destra sgolpista, sono stati smascherati i legami con l'imperialismo statunitense, con l'internazionale nera, sono state arrestate delle persone, è stato dato una grossa risposta in termini di democrazia dal basso che ha fatto sì che alcune chiamiamole così scuse, no? Messe dalla destra per il mancato sviluppo eccetera siano state sconfitte invece con una grande evoluzione di questo governo popolare, ma è ovvio che laddove ci sono interessi imprenditoriali delle multinazionali, interessi specifici dell'imperialismo per sconfiggere un governo socialista come è quello di Evo Morales, tutto è sempre possibile. La tranquillità viene dal fatto che ormai il processo di democrazia popolare e dal basso
e partecipativa in Bolivia è fortemente affermata.